Santa Barbara per me ha guardato giù, secondo me, perché ho fatto un volo di 50 metri e sono ancora qua. Sono finito nella valle con la pala, 12 anni fa. E per me conta tanto Santa Barbara. Santa Barbara era festa del paese, festa perché tutti lavoravano là e non si lavorava. Alla sera prima facevano saltare le mine, sparavano le mine come per magari 10 minuti per far vedere che era festa il giorno dopo. Beh, sì, era una gran festa. La sera prima si sparavano come tipo i botti, solo botti, non i fuochi d'artificio. Magari si faceva 30-40 botti di esplosivo, magari un pezzettino di esplosivo di 2-3 centimetri, ma era tutto un pomeriggio che si sentivano botti. Poi il giorno dopo la messa, che c'era sempre piena, e poi si andava a mangiare e fare festa. Sì, c'era la messa la mattina che andavano tutti, poi si andava a pranzo assieme con le mogli. Andavano con le mogli. E era festa grande. Quella. Poi anche lì c'erano le due società, prima c'era l'Ital Mineraria e quell'altra, la Fespato, lì invitavano le mogli, invece mio marito che lavorava nell'Ital Mineraria non invitavano le mogli, però invitavano i pensionati che avevano lavorato lì, e anche lì non facevano uguali, però comunque era festa, messa, sì, c'erano tutto. Dopo ultimamente festa, però festa, è diventata tutta una tutta società, una e facevano tutti, anche lì era festa. E dopo la sera prima gli davano sempre un servizio di piatti tazzine o qualcosa. Sì, sì, tutto, qualcosa di ceramica. Di ceramica. Era ceramica. Chi è andato a cava a lavorare, ad ogni modo, le piatti gliene da Catuccia, sì. Ecco, la Santa Barbara. Sì, andai a Santa Barbara. Chi prima anni è di Redanu. Ci portavano anche noi, no? Uh-huh. Sì, ma andava a cambiare, magari un giorno andavano, magari una volta andavano a Colico, una volta andavamo... poi gli facevano, anche quelli minatori lì, una volta all'anno gli facevano fare una gita e prendevano anche le mogli, magari un botto vai a Venezia, una volta andavamo in Svizzera, una giornata. Ci davano da mangiare, ne dava da mangiare. Stabilmente, sì, ne portava un botalano, fai una gita che non ti ha niente da dire, da nulla.